Buongiorno a tutti. Allora, in questo venerdì dove abbiamo per la prima volta di nuovo lo spread protagonista, però la verità è che non è protagonista affatto. Siamo a 115, perlomeno siamo a 115 alle 8:28. Poi non so come si dipanerà la giornata, però non c'è da creare alcun allarmismo. Di allarmismi ce ne sono anche troppi. Vi aspetto nel mio ultimo podcast della settimana per parlare proprio di quello che sta accadendo oggi sulla finanza, sui mercati, sull'economia. Oggi però il video lo voglio dedicare a un grande che, come sapete, chi mi segue perlomeno lo sa, non è che tutti mi seguono, chi mi segue lo sa che io adoro Sandro Pertini. Si sta parlando di politica, di amicizia in politica, di costruttori e speriamo, costruttori. E ho trovato queste frasi di Sandro Pertini sull'amicizia in politica che voglio condividere con voi per dare un po' di freschezza a questa giornata. Allora, Pertini, chiede Oriana Fallaci, è vero che non ha amici in politica? E lui risponde, ne ho molti invece, non è vero? Anche nel campo avversario, semmai posso dire di averne un maggior numero nel campo avversario, perché aveva ragione Gramsci quando diceva che per essere compagni non c'è bisogno di essere amici. E si può essere amici senza essere compagni. Non ti illudere, Sandro, mi diceva Gramsci. Io ho un'esperienza in proposito. Con tanti compagni di partito non mantengo alcun legame affettivo. Tanti avversari li considero amici. Gente su cui posso contare. Per esempio, ho sempre voluto un gran bene a Ignazio Silone, che uscì dal partito. Ho provato affetto, oltre che enorme stima per Antonio Gramsci. Un profondo legame l'ho avuto con Amendola, Longo, Sereni, Pajetta, comunisti. E anche con Leo Valiani del Partito d'Azione. Sì, sono un uomo che tiene molto alle relazioni umane. Per l'amicizia ho un culto. E fate attenzione a questo passaggio. Io lo amo. Glielo spiegherebbe meglio mia moglie, che è il mio primo amico. Infatti, se mia moglie vuol vincermi, non deve dirmi tu sei mio marito. Deve dirmi, allora non siamo più amici, Sandro? E qui mi lasci dire un'altra cosa, Oriana. Io voglio molto bene a mia moglie. Molto bene. Carla è la mia unica fonte di serenità. Ci sposammo nel 1946, dopo essere stati per 2 anni compagni di lotta. E io non volevo sposarla, sa? Non volevo, perché era troppo più giovane di me e un fallimento matrimoniale sarebbe stato un dramma per me. Avrebbe incrinato la mia psiche per sempre. Io non capisco quelli che si separano e vanno per la loro strada, sa? L'altro giorno è venuto un amico carissimo e mi ha detto ridendo, sai, mi sono diviso da mia moglie. Ridendo, sì, io ho sentito un brivido ghiaccio. E Oriana dice, Pertini la mando a mangiare, se no sua moglie. E lui dice, mangio così poco io, il segreto della mia salute, un po' di carne, un po' di insalata e via. La sera un po' di insalata e basta, io non sono goloso, Oriana. L'alcol non lo tocco. Se c'è un brindisi, porto il bicchiere alle labbra, non bevo. Qui mi ha fatto ridere perché mi ha ricordato mio babbo. Solo quando vado in campagna prendo un goccio di vino e lo allungo con molta acqua, come piaceva a mia madre. Tra l'altro anche io quando ero piccola il vino lo bevevo così, un pochino quando ero più piccola, a tavola allungato con l'acqua. E poi, quanto ho? Un minuto, dai, un minuto a Pertini lo possiamo dedicare in più. Oriana dice, grazie Pertini, grazie con tutto il cuore, e non era proprio una che ringraziava così con tutto il cuore gli intervistati. E Pertini dice, grazie a lei, cosa dice? Sapesse che sollievo per me confidarmi con chi mi capisce e non mi fa arrabbiare. Un'evasione, un sollievo, me lo concedo così raramente, perché a me non piace mettermi in vetrina. Lo sanno anche quelli della televisione che mi chiamano sempre, io non ci vado mai. E poi la TV rovina gli uomini politici. Meno ci si fa vedere, meglio è. Per gli altri mettersi in vetrina è un onore.
Ma gli onori io li trovo così fastidiosi. Infatti questa carica non l'ho cercata, me l'hanno affibbiata e la tengo per un senso di responsabilità. Attenzione, qui era Presidente della Camera, in questa intervista non era Presidente della Repubblica. È una tale responsabilità questa carica. È più difficile che fare il Presidente della Repubblica, che poi avrebbe fatto. Tenere a bada 630 deputati. Vi sono giorni in cui se ne esce stremati, Oriana. Come in quella seduta che durò 105 ore e alla fine mi venne un bel collasso che mise in disperazione la Carla. Ma lei è stanca, Oriana. È stanca, poverina. Si vede. Forse vuole andarsene, vada, ma torni, eh? Torni a farmi visita. Io spero di non averle dato impressioni sbagliate, soprattutto nella faccenda delle amarezze e degli scoraggiamenti. Ne ho. Quando assisto a quell'ondata di reazione mondiale, ad esempio, quando guardo a certi paesi socialisti che non hanno libertà. Mi prende un'angoscia, un dolore e dico: ma come? Se in 50 anni di socialismo non sono stati capaci di dare la libertà, allora ma che socialismo è? Il socialismo non vuol dire soltanto liberarsi dal giogo delle catene economiche, vuol dire liberarsi dal giogo di ogni catena confessionale e ideologica. Però io non dispero dell'avvenire del popolo italiano, Oriana, perché non dispero della gioventù. Io so bene che anche la mia generazione ha avuto una classe politica che ha lasciato venire in Parlamento tanti imbecilli, tanta gente debole e fiacca che non ha saputo resistere al fascismo. Eppure abbiamo trovato la nostra strada. La gioventù d'oggi troverà la sua strada. È una gioventù in gamba. Non si lasci spaventare dagli scervellati, Oriana, dagli sciagurati che si abbandonano alla violenza materiale, che a bordo delle loro spider vanno a disturbare gli operai della Mirafiori in sciopero e definiscono crumiri i tre o quattro che sono rimasti a bada della centrale termoelettrica. Quelli sono provocatori, glielo ripeto, la gran maggioranza dei giovani creda sta dalla parte della libertà e si comporterà bene. Io lo so, perché sono un uomo di fede e un uomo di fede non deve mai disperare, deve sempre credere nell'avvenire. Chapeau. Un grande.